l'economista da questo trae, ecco la giustificazione, il salario, il profitto del capitale. E Marx dice no, questa è una cosa bellissima, come dire cos'è uno schiavo, un uomo di pelle nera. Cioè tu prendi delle caratteristiche storicamente determinate, cioè il fatto che in un certo periodo gli uomini di pelle nera sono stati usati come schiavi, lo eternizzi e lo fai vedere come un fatto naturale. Ogni processo di lavoro implica lavoro umano, materia prima e strumenti. E già, ma quegli strumenti perché devono avere la forma del capitale? Perché il lavoro umano deve avere la forma del salario? Alla forma del capitale, del salario, solo in certe condizioni. Quali sono queste condizioni? Quando, per la prima volta nella storia, chi lavora è stato separato radicalmente dagli strumenti di produzione e dagli oggetti da trasformare. E dà unicamente la sua forza al lavoro come propria ricchezza, per così dire, come propria possibilità. Il tedesco usa due termini, Arbeitskraft, forza di lavoro, Arbeits, la S del genitivo sassone, quindi Arbeit, lavoro, S del genitivo sassone, Kraft, forza, o Arbeitsvermögen, Vermögen è possibilità, capacità. Quando noi diciamo quello è un uomo dalle grandi possibilità, spesso intendiamo dire che ha un conto in banca molto forte. Quello è un bel matrimonio, lei ha scelto proprio un buon partito, quello c'è un sacco di disponibilità, di possibilità, c'è un bel conto in banca. Questo termine, in questo senso di capacità economica, è già usato da Hegel nell'enciclopedia delle scienze filosofiche incomplete, e è usato in un paragrafo in cui dice le società si formano sulla base del Vermögen, su questa base si costruiscono degli stände, cioè delle classi sociali che sono differenti come potere politico, come potere culturale. Marx non ha scoperto niente, non solo perché già Hegel l'aveva formulato in principio, ma perché precedentemente, fin nella storia antica, Tucidide, Erodoto, lo troviamo. Questo l'ho raccontato molte volte, ma mi pare che sia da ricordare. Un libro che De Bros, un studioso francese che studia il feticismo, diciamo il feticismo, e cita molto Erodoto. Erodoto, voi sapete che viaggiò in Egitto, studiò l'Egitto e scrisse sull'Egitto. E a un certo momento Erodoto dice questo: in Egitto i faraoni, per dividere il popolo e impedire che si unissero, che si unisse contro di loro, inventarono i totem, cioè degli dei di ogni singolo quartiere, regione, paese, in modo che le masse fossero divise e non si unissero contro il potere. Erodoto. La lotta di classe. No? Non solo la lotta di classe, ma la comprensione del senso della religione. Chiaro? Il calcio. Ah, ecco, il calcio, no? Quello che è. Faccio dare il fatto che ero il primo la voce senza cominciamo a dividerci sui totem. Allora, quando Marx dice esiste un processo, è legittimo parlare di processo di lavoro, vuol dire che appunto dal punto, se noi consideriamo il processo di produzione dal punto di vista del valore d'uso, cioè delle cose che ci sono in mezzo e che servono a dei fini, abbiamo effettivamente la forza lavoro umano che deve trasformare, no? Che è necessaria per trasformare la materia prima che deve essere trasformata per uno scopo, per soddisfare un bisogno, il materiale che è un materiale che serve a operare sulla cosa. Quindi io considero tutti i fattori dal punto di vista della loro utilità.
dal punto di vista del valore d'uso. Se li considero dal punto di vista del processo di valorizzazione nella società mercantile e quindi massimamente nella società capitalistica, la società capitalistica è solo un esempio di società mercantile, ne esistono di precedenti. Con il capitalismo il sistema mercantile raggiunge il trionfo, ma non è l'unica forma. Già in Aristotele esistono aspetti di società mercantile. Molte volte Marx cita Aristotele nel Capitale, perché Aristotele ha capito per esempio la differenza tra valore d'uso e valore di scambio, l'ha capito perché c'era commercio, d'accordo? Allora, se esaminiamo il processo dal punto di vista, non più questa volta, della utilità delle sue varie componenti, ma del valore del prezzo, allora scopriamo che c'è il salario, il prezzo del lavoro, della forza lavoro, c'è il capitale che viene investito in strumenti di lavoro, in materia prima, nel luogo dove raccoglie tutto questo, il luogo dove sta la fabbrica, sta fabbricando. Ora, come è possibile acquistarlo? In quanto c'è denaro. Questo denaro che si converte in materia prima, in strumenti di lavoro, in lavoro umano, questo denaro che si converte in tutto ciò è un denaro che si converte in capitale. E la conversione del denaro in capitale, quale scopo ha? Di avere come risultato della produzione maggiore quantità di denaro, ovvero di valore. Chiaro? Qui noi stiamo ragionando sulla base di una serie di semplificazioni, cioè il prezzo uguale al valore, il valore è... il valore di una merce, è qualcosa che appartiene proprio a quella merce, che è proprio di quella merce, mentre invece la cosa è più complicata. Però adesso noi, per semplicità, diciamo allora che il denaro si converte in salario, capitale, cioè compra materia prima, strumenti, eccetera, nel luogo di lavoro, nel fabbricato, che fa parte degli strumenti, insomma, di produzione, e mettendo questi fattori produttivi a operare l'uno insieme all'altro, si ha un risultato che, se venduto, deve dare più denaro di prima. Ripeto, qui io faccio finta che denaro e valore siano la stessa cosa. Perché voi capite perfettamente che in una società capitalistica, se io inizio la produzione pensavo di patate, oggi, e facciamo conto che ci vogliono per produrre le patate, la patate è scelto male, di un prodotto industriale X. Vabbè, io inizio adesso la produzione, a gennaio. Quando ho finito la produzione, a dicembre, è successo qualcosa nel mercato per cui il prezzo della merce che ho prodotto è salito, io ho un aumento di denaro, anche se non ho prodotto maggior valore. Chiaro? Però noi, per semplificare adesso, diciamo valore e denaro è la stessa cosa, e quindi diciamo il denaro ha l'obiettivo di creare alla fine maggior denaro. In realtà sarebbe il valore, deve valorizzarsi per vertus. Può succedere pure il contrario. Può succedere il contrario. Ora, ecco, appunto, considerato il processo di produzione dal punto di vista del valore d'uso, qualunque società ha un processo di produzione. Il processo di lavoro è qualcosa che c'è sempre. Si può parlare legittimamente di produzione in generale. Io dicevo già l'altra volta, qui vuol dire che Marx sta prendendo e facendo proprio un tema tipico della tradizione empiristica. E il senso della cosa è molto semplice. Facciamo conto che io ho tre...